Quando parliamo di narrazione a scuola, inspiegabilmente siamo rimasti a brotto. Noi iniziamo a sperimentare in terza elementare e al quinto superiore ancora non siamo mai andati molto oltre la morfologia della fiaba e le sue funzioni. Vediamo invece adesso di fare qualche passo avanti e dopo il primo corso base di storytelling in cui abbiamo destrutturato l'intreccio, cerchiamo stavolta di metterci dal punto di vista del narratore che ha qualcosa da costruire e quindi che deve avere a che fare con la caratterizzazione del personaggio, con la messa a punto di un tema, con la definizione di un conflitto narrativo. Faremo tutto questo attraverso la scrittura per immagini e dunque vi aspetto per lavorare insieme sul soggetto cinematografico.